Allora, buonasera, abbiamo un piccolo fuori, diciamo, programma che riguarda appunto la Regia Euforia. Claudia Sersi, che conduce la Regia Euforia come di consueto, arriverà con un po' di ritardo. Siamo alle prese con dei problemi qui a Roma di trasporti pubblici, di scioperi e quindi insomma ci sono alcuni problemi. Ci raggiungerà. Nel frattempo abbiamo come ospite, come era previsto, Edoardo De Blasio. Che è presidente, no, segretario nazionale del Movimento Liberale Antiproibizionisti. Buonasera a Edoardo, tutti. prima di entrare, diciamo, un pochino in ciò Sì. che era in programma in questo dibattito, volevo appunto che tu, a tutti coloro che ci seguono su appunto Liberi.tv e anche eventualmente in registrata, ci spiegassi un pochino l'attività di questo Movimento Liberale Antiproibizionisti. E di cosa si occupa e soprattutto a che area, in qualche modo, che riferimento politico ha. A te la parola. Allora, innanzitutto ringrazio anche i gentili ascoltatori che hanno la pazienza anche di venerdì sera di ascoltarci, di essere connessi con noi. Allora, in poche parole, il Movimento Liberale Antiproibizionisti è un movimento appunto di matrice ideologica liberale, formata da tre ex dirigenti di un vecchio storico partito italiano che ormai, insomma, per quanto ne so, sta quasi per chiudere i battenti, che è il Partito Liberale Italiano. Noi siamo usciti fuori dal PRI perché non ci ritrovavamo in un partito che attualmente è iperconservatore, per cui per quello che diciamo alla nostra ideologia, nostra e degli altri due dirigenti con cui abbiamo formato questo movimento, per essere oggi liberali e per dare un senso anche al valore ideologico di questa parola. Bisogna esserlo un po' a 360 gradi, per cui fondamentalmente per me bisogna battersi sicuramente su quelle che poi sono le nostre priorità, per cui i diritti civili, per cui a partire dalla legalizzazione delle droghe leggere fino a tantissime altre proposte, come per esempio diciamo anche, che ne so, la liberalizzazione, più che altro la regolamentazione della prostituzione, oppure altre proposte liberali che noi stiamo cercando di mettere anche nel nostro programma politico. E anche un po' quello che è, diciamo, la nostra preparazione da liberali, per cui dal punto di vista anche diciamo socio-economico, forse, guarda, forse la cosa migliore da dire è che è una citazione di Benedetto Croce. E faccio mia in questo momento. Essere liberali oggi vuol dire talvolta essere quando serve dei progressisti e altre volte dei conservatori. Ecco, per me questo vuol dire essere liberale. Detto questo, l'MLA è nato soprattutto per quanto riguarda i diritti civili, come dicevo prima, in primo luogo la legalizzazione delle droghe leggere, quindi della canapa, e poi via di seguito. Logicamente è un movimento antiproibizionista, ma allo stato, diciamo, delle cose, dei nostri programmi, dell'evoluzione e del tanto seguito che noi stiamo avendo sia per quanto riguarda il tesseramento, sia per quanto riguarda anche degli ottimi risultati che vediamo anche di consensi a prescindere dal tesseramento, abbiamo deciso, tra le altre cose, di trasformare questa associazione in un vero e proprio movimento politico, e probabilmente, se le cose andranno come dovranno andare, ci auguriamo tutti quanti di poter partecipare il prossimo anno alle elezioni politiche nazionali. Detto questo, cosa dirti di più? Guarda, Edoardo, Sì. noi abbiamo la consuetudine su Liberi.tv di interagire, di fare interagire chi Sì. ci segue dalla chat. E in questo modo io volevo appunto fare una domanda che veniva dalla chat. Tu hai parlato di Sì. antiproibizionismo, di diritti civili, e ci veniva appunto la domanda se in qualche modo nei vostri programmi ci fosse anche la legalizzazione delle coppie di fatto. Noi, per quanto riguarda quel tema che prima ho omesso, anche perché poi stai andando a braccio, per la fine certe cose possono anche un po' essere tante e ci vorrebbe anche molto tempo per raccontare tutte. Sicuramente, per quanto riguarda le coppie di fatto e diciamo tutta la parte che è inerente
alla tematica sulla vita degli omosessuali, per cui tendenzialmente anche il discorso di quello che poi è stato tralasciato dal secondo governo Prodi nel 2007, i famosi Dico, che poi fondamentalmente è stato abbandonato, secondo la mia opinione, per un discorso di mera speculazione di voti, perché fondamentalmente il PD al suo interno ha una parte di ex voti democristiani, e per arrivare poi, diciamo, nei nostri programmi anche fino a quello che poi mi ha reso anche felice l'esternazione di ieri del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, cioè arrivare fino a quello che è proprio il matrimonio fra omosessuali. Fondamentalmente per noi liberali siamo tutti uguali, cioè non esistono né bianchi né neri né gay né etero, cioè tutti quanti partiamo socialmente da un'unica base, e fondamentalmente però ci auguriamo che attraverso, anche per quanto riguarda il lavoro, che può sfociare anche un discorso di meritocrazia, ci possa essere per tutti quanti un vivere buono e decoroso per l'intera popolazione, e che poi per quanto riguarda i diritti civili ci sia libertà di tutti quanti di avere una propria autodeterminazione, una propria responsabilità. E per quanto riguarda un discorso per esempio lavorativo, sicuramente come anche gli amici penso radicali, ci sia anche un discorso anche su quanto riguarda la meritocrazia, ecco. Quindi io poi quando parto e vado a braccio e vado dappertutto, ma insomma, fondamentalmente sì, quella è una delle nostre battaglie, come per esempio un'altra battaglia importante è il fatto di dare a tutti quanti la possibilità di avere la rete gratuita per tutta la popolazione, come per esempio la nostra ultima idea che era per esempio per quanto riguarda sia per un discorso di contingenza economica, sia per un discorso anche di impatto ambientale, per esempio la nostra proposta era questo grande calderone di sprechi statali, tagliamo i grossi sprechi, e ci sono tantissime cose da fare, da tagliare, ma per arrivare magari, che ne so, a un trasporto pubblico gratuito, probabilmente con un discorso del genere si abbatterebbero molte macchine, ci sarebbe decongestione del traffico, ci sarebbero meno polveri sottili, ci sarebbe più qualità di vita. Un'altra cosa, per esempio, che nel nostro programma elettorale è il discorso del reddito di cittadinanza, una cosa che a me è molto cara, il fatto che comunque sia in tantissimi stati d'Europa, tranne l'Italia, la Grecia e pochi altri, non esista la possibilità comunque nel momento in cui uno o ha perso il lavoro o ancora, tra virgolette, i giovani soprattutto sono in cerca di lavoro. Secondo me l'istituire il reddito di cittadinanza è sicuramente un aiuto di Stato, ma che può dare comunque la facoltà e la possibilità a tutti i giovani, a chi ha perso il lavoro, di recuperare una propria dignità economica e essere poi spronati per poi logicamente affrontare un futuro anche migliore attraverso poi il fatto di trovare nel tempo il lavoro. Quindi questa è un'altra proposta. Però adesso vedo online l'amica Claudia. Sì, adesso salutiamo, intanto vi diamo il benvenuto a Claudia che ci ha raggiunto. Grazie, Claudia. Grazie. Scusatemi, ma Roma è una città molto bella e molto accogliente, però a volte pone dei grossi problemi di spostamenti. E così è, però sono arrivata. Quindi guarda Claudia, io ho preso il tuo posto per un attimo e stavo parlando con Edoardo del suo movimento, di quello che si occupava, ci stava illustrando le tematiche antiproibizioniste. A questo punto io mi ritiro in buon ordine, resto silente, tu parla con lui quando riterrò opportuno, se ci saranno delle domande, poi magari ti entrerò e ti farò le domande, sì, che vengono dalla chat. Io tra una quindicina di minuti, 20 minuti ti chiamo per chiederti le domande dalla chat. Okay. Va bene, io resto, diciamo, silente, latente e silente nella chiamata. Stai, benvenuto, certo, ci mancherebbe. Okay. D'accordo, ciao, buona conversazione. Grazie, ciao Edoardo, benvenuto. Grazie. Allora, io non so fino adesso di cosa avete parlato, perché arrivo un po' dal nulla e me ne scuso ancora un'altra volta. No, però abbiamo fatto un excursus. Vabbè. Quello che io volevo parlare un attimo con te era esattamente del discorso dell'amico Mariana Marcio, perché ho visto un comunicato tuo, vostro, piuttosto, diciamo, critico nei confronti dell'amico Mariana Marcio, e quindi volevo un attimo approfondire questa posizione, perché comunque interessa a tutto il mondo antiproibizionista capire un po'
da cosa scaturisce questa posizione così critica nei confronti della Miglia Madonna Merce. No, io sono molto contento. Però, che tu lo esprima, ti leggo il comunicato, poi riprendo così. Io sono contentissimo che tu mi abbia affittato questa possibilità anche di rispondere a questa domanda, perché sicuramente avrà dato anche delle perplessità anche e soprattutto agli organizzatori della marcia. Allora io fondamentalmente, prima di ripetere a voce quello che è il mio pensiero e il pensiero anche della dirigenza del movimento, volevo aprire una piccola parentesi, ovvero so che sono tanti anni che questa marcia antiproibizionista viene svolta non soltanto a Roma, ma insomma un po' in tutto il mondo. Come so benissimo che è difficile in qualche maniera condurre un evento così importante, ma poi fatto poi nella gestione di tantissimi ragazzi, di tantissimi antiproibizionisti che poi mano a mano negli anni aumentano sempre di più, anche perché ho saputo che, per esempio, rispetto all'anno scorso dove io non ho partecipato, quest'anno probabilmente sono stati, non dico il doppio, ma molta più gente degli anni precedenti, per cui già questo è un ottimo segno. Questo non te lo so dire, perché devo dire che io ho cominciato a partecipare in maniera ufficiale come associazione radicale antiproibizionisti tre anni fa, devo dire che sarà sulle 100.000 persone, però erano messi anche Carlo Tecno e un po' tutta quella che era la frangia estrema in qualche modo del movimento antiproibizionista. Ora, rispetto agli ultimi due anni, più o meno siamo lì, siamo intorno alle 50-70.000 persone, perché poi tutta la giornata di gente comunque è passata, sicuramente. Però non è che si è notato questa grande differenza rispetto all'altro anno, casomai rispetto agli anni precedenti, eventualmente, dove era ammesso, invece quest'anno è stato proprio fatto soltanto, ma già dall'altro anno devo dire, soltanto la musica reggae e anni 70 e soltanto un certo tipo di target. Questo per evitare tutti i problemi che c'erano precedentemente, che erano l'abuso anche di gocce, pasticche, la musica techno, tutta una serie di problematiche che poco avevano a che vedere con la Miglia Madonna Merce. Ecco, io questo ti ringrazio, anche perché, ripeto, non avendo partecipato a quelle precedenti, certe cose non posso ovviamente saperle, però per chiudere questo antefatto, questa mia riflessione iniziale, volevo dire appunto che sicuramente io riconosco a chi ha organizzato questa marcia antiproibizionista sicuramente il grande lavoro che hanno fatto e che hanno svolto di preparazione. Quindi per questo io... Con 420 città nel mondo, comunque una realtà molto forte, anche in Europa e nel mondo, e questo ha la sua importanza, non è che sia del tutto... Ma il fatto che appunto, come dicete giustamente, ci sia questa enorme organizzazione, io logicamente facevo riferimento al discorso degli organizzatori di Roma, che bella pianta! Sai com'è? C'è la mia bambina che è cresciuta nel frattempo, ormai adolescente. Quindi ecco, sicuramente, ripeto, io ho partecipato, abbiamo partecipato insieme, per cui l'abbiamo vissuta insieme questa marcia, per cui ripeto, grandi complimenti a chi si mette in gioco per organizzare qualsiasi tipo di evento, soprattutto eventi in cui bisogna gestire comunque un'organizzazione così ampia di persone. Quello che poi invece è stata la mia riflessione sul comunicato ufficiale che ho scritto sia sui nostri gruppi online in rete sia sul sito ufficiale è questo fondamentalmente, che per come è il mio modo di fare politica, per quello che è il mio modo di per come la penso e per come vorrei io dare un'impostazione a una grande manifestazione a favore dell'antiproibizionismo, l'avrei vista in maniera forse meno, mettiamola così, meno goliardica, ma un pochettino più seriosa. Poi se devo entrare in merito a come la organizzerei io, ripeto, posso anche ridire a voce adesso quelle che sono state le ultime mie tre righe, per cui il fatto di... Per quello ti ho chiamato, volevo anche Mario stare lì in questo dibattito, purtroppo non ha potuto, perché sennò veramente volentieri l'avrei fatto anche con lui, nel senso che comunque è importante anche arrivare a una definizione del mondo antiproibizionista intorno un po' a quella che è la Miglia Madonna Merce, perché
voci comunque critiche se ne sono levate nel corso degli anni più di una volta. Certo. Io trovo che comunque è coordinata con una realtà transnazionale, e questo a me piace molto. E poi soprattutto dimostra il numero, e questo è importante, perché noi poi quando facciamo delle manifestazioni più seriose, come dici te, sia voi come Movimento Liberale Antiproibizionisti, sia noi come Radicali, sia un po' tutti, poi aggreghiamo 20, 50, 100 persone e poi ci giriamo indietro e non c'è nessuno. Quello che ha di vantaggio la Miglia Madonna Marcia è che riesce a smuovere comunque decine assolutamente, di persone. Ma assolutamente, ma è importante, perché la nostra unica forza sta nel numero dei consumatori e nel numero delle persone che si oppongono alle leggi vigenti. Certo. Ecco, poi, però cosa ottimale sarebbe riuscire a organizzare una giornata, che la cosa ottimale secondo me sarebbe riuscire a organizzarla tutti insieme, ma anche non solo una giornata, anche tre giornate in cui si mescolasse l'aspetto ludico, l'aspetto artistico e l'aspetto politico della faccenda, perché poi l'importante secondo me è anche riuscire a dare un panorama più vasto possibile della faccenda. Senza dubbio, allora, adesso questi sono diventati dettagli, per cui una giornata, due giornate, tre giornate, però ecco, per dirti, io ero partito dalla riflessione che se l'avessi tutta organizzare io, e se io avessi la possibilità insieme a voi e tutte le altre associazioni di creare un seguito, come lo è stata appunto la marcia e la bravura di questi organizzatori che stanno a capo e dietro la Million di Roma, io l'avrei concepita sicuramente con una marcia attraverso un tracciato cittadino come è stato all'interno di Roma. Forse sei arrivato in una piazza ancora più grande e lì magari su un palco avrei fatto una serie di interventi attraverso magari tutti gli responsabili di tutte le varie associazioni antiproibizioniste, magari la nostra paura sarebbe potuta essere anche quella di coinvolgere gli antiproibizionisti in Parlamento, per cui magari da un partito rispetto a un altro, cioè tutti quelli che avrebbero potuto partecipare, fino a che poi magari uno, attraverso magari un colpo di fortuna, la nostra bravura, quello che è, arrivare anche a coinvolgere altri parlamentari e altri antiproibizionisti nelle varie nazioni estere. Allora, correlato tutto questo anche con qualche medico importante che possa valorare quello che sono le nostre tesi e non quelle... Ma guarda, di questo Edoardo devo dire che ne abbiamo poco bisogno, nel senso che io ultimamente sono molto occupata della cannabis terapeutica, come tu sai, hai visto la legge nella regione toscana che è venuta fuori, e devo dire che da questo punto di vista noi abbiamo in Italia la cannabis che è messa in tabella delle sostanze terapeutiche fino al 2007, quindi c'è poco da discutere, cioè se per doni, per proibizionisti possono dirci quello che vogliono, fatto sta che per legge dello Stato, sicché figurati se non hanno esaminato dossier, studi, documentazioni, li hanno esaminati e hanno riconosciuto nel 2007, quindi 5 anni fa, hanno riconosciuto che può essere considerata, oltre che psicotropa, anche terapeutica, per cui questa è una cosa che diciamo, ormai in Italia... Questo senza dubbio, no, era soltanto... Non riesce a dire qualcosa di contrario, perché veramente è contro proprio la legge addirittura a dire qualcosa di contrario. No, era soltanto, diciamo, che a livello formale serve per chiudere il cerchio, anche come si dice te, il discorso è implicito. Quello che dicevo, la mia riflessione è il fatto di arrivare in tutt'altra maniera, diciamo sicuramente meno goliardica, è che, e questo è sempre non soltanto il mio, ma anche, ripeto, l'espressione, il pensiero degli altri dirigenti che con me lavorano. Per quello ti ho chiamato, perché tu rappresenti il movimento, mica perché... No, perché ormai su alcune cose uno potrebbe essere anche un po' distante, però devo dire che proprio sulla tematica specifica abbiamo riflettuto bene in questi mesi e siamo sempre stati d'accordo su tutto, non c'è stato quindi contraddittorio. E siccome ogni volta la TV di Stato, che è ormai una TV, diciamo, in mano, cioè diciamo, è in mano a quei 4-5 segretari di partito, perché continua a essere politicizzata, continua a essere soprattutto in mano a proibizionisti, continuano a far vedere l'immagine di ragazzi che usano la canapa, quindi che usano sostanze leggere, e li trasformano in una visibilità da
da ultimo tossico in fase terminale. Allora, dico, noi che siamo delle associazioni antiproibizioniste, noi che comunque cerchiamo di parlare non soltanto per quei 30, 50, 70 mila ragazzi che partecipano in maniera anche gioiosa e festosa alla Million, e anche noi abbiamo gioito e festeggiato con loro, non è che siamo venuti là a fare musoni, noi rappresentiamo fondamentalmente Mario Strevini, ho visto comunque la partecipazione di delle forze politiche. Io ti devo dire che capisco molto l'organizzatore principale, che poi è Mefisto, Alessandro, lo conosciamo, lo capisco molto nel suo tentare di tenere le forze politiche al di fuori, perché poi sono tante le forze politiche che nel corso degli anni hanno voluto cercare di mettere un cappellino sulla Madonna Marce, senza però poi aver realmente agito nella direzione che sarebbe opportuna, perché poi ci sono tante forze che sono state al governo, in Parlamento, e non hanno fatto quello che dovevano fare, perché non sto parlando di vostre, sto parlando anche rispetto a quelli che sono i punti di riferimento un po' della Miglio, che sono punti di estrema sinistra, che sono i centri sociali, che sono, diciamo, un po' quella che era la Rifondazione Comunista, un po' quello che era il movimento della sinistra, che non si può chiamare radicale, ma si può chiamare estrema sinistra. Ebbene, questi, quando sono stati comunque in posizioni di governo, non solo non hanno fatto nulla, ma addirittura hanno ostacolato, perché io mi ricordo con la rosa nel pugno, noi avevamo la Donatella Poretti al Parlamento, al Senato, mi sembra, allora al Senato, che ha tentato varie volte di portare delle leggi innovative dal punto di vista del consumo e si è trovata dei grossi ostacoli, non da parte della destra, da parte di quelli dell'estrema sinistra, capito? Quindi è una cosa abbastanza grave. E quindi capisco anche la posizione degli organizzatori, che hanno deciso di escludere completamente ogni tipo di bandiera politica. Ma questo però non toglie il fatto che magari si può tranquillamente pensare magari di avere un loro, qualora lo volessero fare, un loro supporto attivo, magari non sulla Million, ma su un'altra manifestazione che magari noi cerchiamo in qualche maniera di promuovere, che loro con la loro bravura, facendo un unico fronte, perché questo è il discorso, se uno vuole dare una spallata al sistema proibizionista, è inutile che continuiamo qua a disperdere energie, quello che stiamo cercando di fare tra di noi, tra me, te, gli altri, le nostre organizzazioni di unione, di confronto, di incontri, magari gli altri non lo sanno, ma noi siamo andati insieme al Senato a parlare di questo, tutti insieme compatti, c'è una sorta di evoluzione. Allora, adesso probabilmente stiamo alla fine di un processo politico e sociale, economico, che tutti già ci siamo ormai ben dentro fino ai capelli. Ci auguriamo il prossimo anno che tutto possa cambiare in meglio, e cercheremo anche noi di contribuire anche di fronte a cambiarlo in meglio. Secondo me ci sta, forse è l'unica possibilità in questo momento per tutti noi, di crearci un parco e di affrontare ancora in maniera ancora più forte, ma con intelligenza e con spirito più democratico, senza logicamente evitare cose, io sono un non violento come voi, per cui io sono sempre per la riflessione e per il dialogo. Tutti insieme in questo momento storico, secondo me, potremmo cercare di dare un qualcosa di molto più forte. La prima cosa è continuare da qua alle prossime politiche a stare sempre uniti e sempre di più, e cercare di continuare a batterci. Certamente, scusami se ti interrompo, è importante il discorso delle elezioni, è fondamentale, perché io oggi anche leggevo diversi dibattiti che ci sono stati anche negli spazi Facebook, Twitter, social network, e effettivamente poi è inutile, voglio dire, sicuramente ci sono dei radicali antiproibizionisti al Parlamento, ci sono anche i due senatori del PD che hanno presentato una legge, per quanto a voi possa non sembrare moderna, però comunque hanno fatto lo sforzo di presentarla. Il fatto è che gira e rigira, oltre la dozzina di persone non si va, e siccome i deputati invece sono centinaia, il problema è che poi siamo sempre comunque in 9, al massimo in 20, contro 500 persone. Allora, ripeto, perfettamente. Quando noi abbiamo cominciato a fondare l'ASCIA, i primi passi che abbiamo fatto per cercare di unire un attimo il mondo antiproibizionista, c'è stata una presa di posizione da parte di Giovanni Foresti, che è il fondatore dei partiti della canapa,
che comunque è una persona che si sta occupando in maniera continua, non so se lo conosci, Giovanni Foresti, lui è fondatore dei Paesi della Canapa. Di persona no, di persona no. Comunque lui ha detto una cosa fondamentale, secondo me, che alle elezioni politiche bisogna concentrarsi sul votare chi mette nel suo programma, chiaramente, in chiaro, una istanza antiproibizionista, e chi dichiara in maniera proprio evidente, senza vergogna, che portare avanti delle politiche. E questo è fondamentale, che poi siano uno nel partito X, un altro nel partito Y, cioè questo poi alla fine è in influenza. Assolutamente, perché poi si, anche se si che vada oltre le 5-6 persone, perché 5-6 persone in Parlamento purtroppo non riescono a smuovere nulla. E no, anche raccogliere firme, tu sai benissimo che raccogliere firme per le petizioni, per le proposte di legge di iniziativa popolare, poi comunque richiede un sostegno parlamentare, perché sennò non vanno avanti, per esempio. Certo. No? Per cui benvenute le leggi, però noi le abbiamo presentate nel 2001-2002, una proprio sulla depenalizzazione del consumo delle droghe, sulla legalizzazione specialmente delle droghe leggere, ed è lì nel cassetto, cioè noi l'abbiamo presentata ma sta lì nel cassetto. E certo. Ugualmente qualunque tipo di iniziativa popolare, se non ha poi un sostegno parlamentare, non riesce ad esprimersi. No, ma infatti... Ugualmente il discorso del referendum, a parte la difficoltà estrema di tagliare e cuscire sulla legge Fini Giovanardi, che è veramente enorme, perché non è facile riuscire, siccome il referendum in Italia è soltanto abrogativo, non è per niente facile riuscire, per cui noi abbiamo bisogno di una forza in Parlamento che vada oltre le 10 persone, cioè che sia un atto rilevante, cioè che ognuno delle persone che è interessato a questo tema, che poi siamo milioni di consumatori in Italia, ognuno di queste persone scelga, anche all'interno delle sue tendenze politiche, qualcuno che dichiari nel suo programma in maniera chiara ed evidente il fatto che comunque lotterà per delle stanze antiproibizioniste. Questa è l'unica via, perché come dici giustamente te, se oggi sono 5, 6, 7, 9, 10, ma un domani potrebbe essere... Non ce la fanno, però se erano 19 deputati, però non sono riusciti, cioè Donatella Poletti ha portato un sacco di proposte di legge e non sono riusciti in 19 che erano, perché comunque sono 19 contro 300, cioè è troppo poco, perché poi la maggior parte delle persone che consumano purtroppo hanno la tendenza anche a essere un po' presi dall'antipolitica, dal fatto di non andare a votare, c'è anche questo problema. Quello è un disastro a prescindere, cioè nel senso che proprio adesso che abbiamo visto con le amministrative quello che è successo, un po' col fenomeno di Grillo, che ripeto, per me è una cosa insomma che non mi trovo assolutamente a favore, ma questo è un altro discorso. E poi l'astensionismo che ormai è uscito tra il 35 e il 40%, cioè io non so che percentuale ci possa essere di ragazzi o comunque di popolo antiproibizionista nei famosi 4 milioni e mezzo di consumatori di canapa, ma insomma devono, se c'è qualcuno, batta un colpo al prossimo anno, perché allora scendono in piazza, votano tutti quanti compatti con noi, e se riusciamo a portare 30, 40, 50 deputati, cioè riusciamo a fare quello che dovremmo fare e quello che poi voi per cui battete a 30 anni. Bisogna vedere anche la legge elettorale, perché se rimane quella che è, non abbiamo nessuna possibilità di portare nessuno, perché i candidati vengono scelti dai partiti, c'è una nomina praticamente al momento, non ci sono le liste bloccate, per cui se la legge elettorale esce quella che è, ci facciamo veramente poco. Per quello anche comunque io la Lavinia Maiorana March, in ogni caso, al di là dei difetti che ha, che sicuramente ha dei limiti e dei difetti, la vedo comunque come un momento aggregativo di una certa importanza, e della quale ringrazio veramente chi l'ha organizzata e chi la porta avanti da anni, perché comunque è un momento di aggregazione anche su certi temi, è importante anche questo. Sì, ripeto, questo perché senza dubbio. Facebook fa la svelta a mettere insieme 10.000 persone, però mettere insieme in piazza... che sfidano, che lo so, ma infatti secondo me la cosa diciamo più giusta, se uno vuole dare una vera rilevanza senza togliere niente a questo punto alla Miglio, cioè io ripeto, rimango un po' del mio parere, per cui ripeto, io la farei in un'altra maniera, se uno vuole fare un giorno in cui si vanno a portare determinate proposte o comunque riflessioni in piazza, e secondo me, ripeto, deve essere meno goliardica, ma a questo punto io potrei... goliardica, ma anche seria, nel senso, uno può anche mettere insieme
argomento goliardico, ludico, perché ci vuole anche quello che magari certo, mette insieme le due cose alla fine, no? Quello sicuramente. Un progetto che io ci ho in mente già dall'altro anno, che l'ho espresso proprio per scritto anche agli dirigenti radicali, io quello che volevo mettere insieme era il discorso di arte e politica, anche mossa un po' da un intervento di Oliviero Toscani al congresso di Nessuno Tocchi Caino, perché trovo molto importante, se noi riusciamo a mettere insieme dibattiti, in una giornata, due, tre, quante siano, dibattiti, spettacoli di teatro, concerti anche, cioè anche roba ludica proprio a livello di richiamo per la massa. No, magari anche il pomeriggio dei dibattiti, delle discussioni, delle tavole rotonde sul tema, secondo me sarebbe la cosa proprio ideale. Del resto anche la Miglio Marona March, quello che è venuto fuori in molti interventi di quello che io ho sentito dai carri, che c'erano degli slogan un po', cioè c'era molto forte la protesta sul fatto che in Italia purtroppo sono state tagliate completamente quelle che erano la Rototonsa Splash, cioè le varie feste dedicate un po' un attimo all'antiproibizionismo e alla libertà di consumo e alla libertà di espressione sono state piano piano a una distrutte e mandate fuori Italia. Per cui c'è molta richiesta in Italia di un momento di aggregazione che unisca insieme la parte seria politica, ma anche poi la parte ludica, perché uno può partecipare a un dibattito serissimo il pomeriggio, per esempio, e poi la sera ballare a un concerto e vivere un momento anche assolutamente. Però ecco, ripeto, secondo me, non so se il prossimo anno si potrà fare all'interno della Million, ma comunque, come dici te, io mi auspico che, vista la bravura di queste persone, comunque nella fase di aggregazione e di organizzazione si possa magari creare un qualcosa di così grosso, unendo appunto la loro bravura, la loro forza di aggregazione, magari con quello che è il nostro impegno politico, e cercare di fare un po' quello che si diceva prima, per cui concludere. È quello che dobbiamo fare. Allora sarebbe una cosa splendida così, allora sarebbe una cosa splendida. Ma secondo me è soltanto adesso il momento storico in cui possiamo farlo. È solo questo. Cioè, secondo me, verso, diciamo, questo anno in cui bisognerebbe proprio dare grandissima evidenza a questo discorso, e passate le prossime elezioni, secondo me abbiamo perso il treno, l'ultimo treno. Poi non voglio fare il pessimista, però insomma, ripeto, tu da radicale, sono anni che sei militante, sono anni che stai ad alto vertice nel partito, sai benissimo quelle che, vabbè, insomma, comunque sei una delle, vabbè, ok, quindi insomma, allora, sai benissimo. Mi sentite? Sì, ciao Gianni, sono ritornato per portarvi la domanda. Sì, la domanda dalla chat, che viene da un Free Italy, questo è il nick. E la domanda per entrambi è: in concreto come si può raggiungere l'obiettivo della legalizzazione secondo loro? E qui vediamo un pochino se avete una comunanza di vedute. A voi la risposta. Per quanto riguarda appunto arrivare proprio al punto finale per cui si possa legalizzarla come tutti quanti ci auspichiamo, secondo me è un discorso di fattori combinati. Il fatto di, ripeto, spingere più possibile, io per come sono fatto in maniera democratica, per cui dibattiti, altre conferenze, Camera e Senato, parlare con tutti gli onorevoli e tutti i parlamentari che possono in qualche maniera essere dalla parte nostra, e qualcuno ce n'è, e creare qualche evento particolare, creare un evento come si parlava, come Claudia, magari insieme combinato con gli organizzatori della Miglio Marijuana March, per poi arrivare magari a un esplorato finale in cui, se avessimo anche la forza dell'elettorato dietro di noi, probabilmente riusciremmo a creare questo piccolo miracolo. Secondo me, se non mettiamo tutta questa forza e tutta questa roba e tutte queste idee dentro il pentolone, non se ne esce fuori, e continueremo a stare qua altri 10 anni, 20 anni, 30 anni a essere sotto schiaffo dei proibizionisti e di questa gente che continua per tantissimi motivi a demonizzare le persone, a rovinare la vita dei ragazzi, a fare il peggio del peggio del peggio. Insomma, ci sono tante altre cose su cui si dovrebbero mettere e muovere il sedere queste persone. Infatti mi auguro, tra le altre cose, che il prossimo anno, non dico tutta questa classe politica, ma il 99% possa cambiare, perché a titolo personale ne ho abbastanza. Ecco, non so se sono stato chiaro, ma ripeto, abbastanza. Prego. Abbastanza.
Abbastanza. Io quello che penso è che comunque noi per riuscire a in concreto a legalizzare abbiamo anche un forte apporto di quello che è il mondo un po', diciamo, un po' fuori da noi, perché comunque la teoria antiproibizionista si sta diffondendo ormai. Abbiamo visto il documento della Global Commission, ma anche un sacco di voci si stanno levando in continuazione da tutto il mondo, perché in ogni caso è urgente una rivisitazione di quella che è stata la War on Drugs, che è stato un disastro totale, e questo è evidente un po' a tutti. E noi quello che abbiamo bisogno è semplicemente di riuscire a rapportarci con le forze europee e anche mondiali, naturalmente, rapportarci nel senso di creare non solo un movimento sinergico a livello italiano, ma anche sinergico a livello europeo e poi a livello mondiale, perché è soltanto col numero che noi riusciremo a vincere, perché purtroppo il nemico che abbiamo di fronte è un nemico che è reso immensamente forte dai guadagni che poi il narcotraffico, il regime proibizionista, si porta a casa, per cui è veramente un regime potente, e l'unica speranza che noi abbiamo di poterci opporre sta nel nostro numero, perché poi non abbiamo grosse armi, nel senso che loro hanno più risorse di noi, hanno più possibilità di corruzione della politica, hanno più possibilità di corruzione delle forze dell'ordine, sono molto 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 potenti di noi, per cui l'unica forza che a noi rimane è quella dei diritti dei consumatori, dei diritti dei cittadini, anche dell'aspetto economico naturalmente, però di riuscire a muovere un movimento di base, e il movimento di base chiaramente si è coordinato in tutta Italia e a maggior ragione in tutta Europa e in tutto il mondo, sempre maggiormente si rafforza, perché poi l'unione fa la forza. Certo. Non è che lo dico io, sarà anche banale, però è una verità che comunque rimane. No, per cui penso che l'unica soluzione che ci può rimanere è di continuare a lottare coordinandoci sempre di più all'interno italiano tra i movimenti antiproibizionisti, in modo proprio da riuscire a far emergere, perché se ci dividiamo, io quando sono entrata su Facebook circa 3 anni fa c'erano tipo almeno 200 movimenti antiproibizionisti, ognuno era di 2 persone. 4 persone, 5 persone, e in questo modo questa è un'arma che hanno usato contro di noi, divide timpera, no? è un vecchio motto degli antichi romani, è un'arma che hanno usato contro gli antiproibizionisti dividendoci continuamente, e penso che sia importantissimo il fatto invece di unirci su obiettivi comuni. Te sai che io, questa è una teoria che porto avanti da mesi, l'unica soluzione che vedo, alla fine è l'unica soluzione che vedo, sicuramente è importante anche riuscire a avere dei momenti di aggregazione, come potrebbe essere un'occasione appunto di un giorno, 2 giorni a settembre, ottobre, quando riusciamo a farla, però di tutte le organizzazioni, cioè riuscire sempre a non escludere nessuno, ma a coinvolgere più persone possibile, e contemporaneamente coordinarci anche a tutto quello che è il movimento europeo, perché esiste anche in COD, esistono un sacco di realtà europee antiproibizionisti in Spagna, cioè in un sacco di paesi, anche in Francia stessa ci sono movimenti antiproibizionisti in tutta l'Europa e in tutto il mondo ci sono, poi alla fine io sono in contatto con gli antiproibizionisti, per dire, del Costa Rica, perché poi i danni enormi del narcotraffico, il regime proibizionista, ci sono paesi che lo sentono ancora più di noi, perché noi abbiamo sicuramente la criminalizzazione e la persecuzione dei consumatori, però in altri paesi hanno degli effetti ancora più devastanti, come potrebbe essere il Messico per un aspetto, come potrebbe essere la Guinea-Bissau per un altro, oppure il Tagikistan, del quale volevo parlare ora in conclusione del programma. Cioè, ci sono una serie di realtà nel mondo che veramente indicano in maniera netta che la war on drugs è fallita, cioè un mondo senza droghe non è possibile, semplicemente perché l'uomo ha usato di sostanze psicotrope da migliaia di anni, da sempre, per cui tutto sta semplicemente a riuscire a restare nell'ambito di un uso e non di un abuso né di una dipendenza, ma riuscire a governare un fenomeno sociale, semplicemente. Col proibizionismo mi sembra evidente che, al di là del discorso della canapa terapeutica o della canapa in senso stretto, col proibizionismo non siamo riusciti a risolvere niente, anzi abbiamo aggravato una serie di problemi, perché aumenta poi la dipendenza anche dalle droghe pesanti, aumenta la diffusione dell'HIV, cioè hanno avuto un effetto veramente devastante il proibizionismo. Per cui io penso che l'unica soluzione sia coordinarsi il più possibile tutti insieme. Io sono, lo sai, la penso praticamente assolutamente come te, per cui io continuerò. Ci sono anche altre domande, ditemi voi se ve le porto. Vai, Gianni.
Vado? Vediamo che allora. Sono le notte, posso continuare? Non ho capito, scusa. Vogliamo chiudere perché è mezzanotte o possiamo continuare? No, no, possiamo continuare senza problemi. Vai, in chiusura faccio. Si può continuare. Guarda, vai. Una domanda veniva da Donato che chiedeva se non era riduttivo fare affidamento soltanto sulle forze antiproibizioniste. E poi un'altra domanda veniva sempre da Free Italy e chiedeva: Claudia con chi si alleeranno i radicali per le elezioni del 2013 e a Edoardo con chi pensa di allearsi in queste l'MLA con chi si era in questa occasione del 2013? Ma guarda, sulla domanda di Donato gli chiederei di precisarlo un attimo meglio. Signora Stella, la domanda di Donato, aspetta. La domanda di Donato era praticamente, allora, dunque, aspetta, che la ritrovo perché ho un problema. Ho messo in difficoltà. Sì, sì, perché me l'ero un attimo memorizzata. No, la prima domanda era sul fatto perché, credo, Donato dice, credo che ci si tenda a chiudersi in un tetto antiproibizionista. Oh, ecco, a Donato gli vorrei chiedere quali altre forze possiamo coinvolgere, ora se risponde, intanto nel frattempo lascio Edoardo libero di rispondere all'altra domanda, che era esattamente quella con chi pensate di allearvi in eventuali elezioni 2013, giusto? Esattamente, sì. Vai Edoardo. E anche a te, Claudio, sì. Ok. Io fondamentalmente, per come la penso e per come pensiamo noi, l'unica via anche per dar più forza anche a questo che è la nostra battaglia antiproibizionista, come anche altre cose, sarebbe riuscita a trovare altre forze politiche che su queste battaglie che per noi sono fondamentali ci si possa essere quell'unione di intenti, di mettersi là, guardarsi in faccia e dire: vogliamo fare un progetto politico insieme, vogliamo unirci tutti insieme. Allora, ripeto, per quanto mi riguarda, io vi ho detto anche in precedenza, io sono apertissimo a dialogare con il Partito Radicale. Ci sono, mi sembra, anche altri partiti che nei loro programmi hanno idee, hanno progettualità simili ai nostri, perché no? Cioè, vediamo quello che accade fondamentalmente nei prossimi mesi, perché qua mi sembra che ogni giorno accada una cosa, centro-sinistra, centro-destra, il terzo polo, si rompe il terzo polo, fa un po', non si sa chi vivrà, forse qualcuno dal polo nord. Scusami Edoardo, tu vedi forze politiche che, a parte i radicali, vedi forze politiche che hanno nei loro programmi istanze antiproibizioniste? Io devo dire che ne vedo poche, mi dispiace perché le guardo i programmi di tutti, guardo su cosa si presentano. Vedo molto 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 di rado, a parte i gruppi Facebook mio, tuo, di Gangia, di Ascia, ok, che funzionano, ma a parte questo, a livello di forze politiche, vedo molto poco, devo dire che io nei programmi, sì, sono i due senatori del PD che hanno presentato una proposta di legge, però a livello di gruppi proprio di partito, di programmi per eventuali elezioni, io devo dire che a parte i radicali, e non è perché voglio stare l'acqua al mio mulino, i partiti ovviamente tutti noi insieme con i partiti che vorranno mettere nel loro programma queste cose. Io per adesso non ne vedo nemmeno uno, sono anche preoccupata di questo, non è che te lo dico in senso di giro. Il fatto è che purtroppo non c'è proprio. Vorrà dire che se decideremo di fare fronte comune saremo noi aggregati a voi e cercheremo anche per il massimo. Fondamentalmente tu sai bene anche un po' che, tra virgolette, non so se per nostra bravura, ma allo stato del fatto delle cose, noi abbiamo avuto, forse anche per coraggio, di uscire fuori da un vecchio partito conservatore come era il partito della nostra provenienza, che è il PLI. Abbiamo deciso, siamo usciti, abbiamo creato questa associazione antiproibizionista, comunque liberal progressista, e no, in 5 mesi siamo riusciti a fare oltre 3.000 tesserati, siamo pronti su tutte. E poi, come tu ben sai anche quella che sono anche le nostre potenzialità sulla rete, cosa che secondo me può essere sicuramente determinante a fronte di
tante altre cose che bisogna fare sul territorio e anche a fronte di tutte le difficoltà. Il problema della rete è che poi quando organizzi una azione, diciamo, di dimostrativa o di disobbedienza civile o comunque dimostrativa, come tu ben sai perché l'avevi visto, ti rispondono di sì in 2000, poi quando sei lì ti giri e non c'è nessuno. Lo so Claudia, ma ripeto, cioè, noi lo sappiamo, io e te lo sappiamo benissimo che vita conduciamo, cioè lavoriamo 20 ore al giorno, forse dormiamo 4, diamo tutto quello che abbiamo per questa battaglia, dico, poi a questo punto saranno anche dico tutti i nostri amici antiproibizionisti che si troveranno un attimo, che siano anche consumatori che devono darci una mano, senza dubbio, questo lo penso anch'io. Guarda, ormai secondo me l'unica parola è una sola, anzi sono due: coesione e responsabilità. Quando c'è coesione e responsabilità, è un po' come il discorso sulla cannabis terapeutica, no? Ora c'è stata questa legge toscana che comunque la sua importanza è fondamentale, devo dire, però adesso sta anche secondo me un po' ai malati usare questa legge che al momento c'è finalmente per fare delle battaglie sul territorio, perché alla fine da oggi non cambia niente. Il malato che ha bisogno di cannabis terapeutica a Firenze stessa va in farmacia e non gliela danno, ok, però da questo momento ha uno strumento legislativo in base al quale lui può andare e insistere per i suoi diritti. Però a un certo punto i consumatori, così come i malati, che sono un altro discorso, però anche i consumatori, sarebbe l'ora che si prendessero un attimo di responsabilità, perché non è che si può soltanto mettere mi piace alle mutande col simbolo della canapa, no? Perché io vedo delle cose le mutande, le foglie di canapa, oppure le ragazze con le tette tatuate con le foglie di canapa, uno mi piace, sì, grazie, che ti piace, ci credo. Infatti tra il fatto di mettere un agli effetti poi di una battaglia che deve essere condotta con un minimo di organizzazione alla fine e di serietà anche, che non tu sai benissimo per esempio quella che è questa nostra ultima iniziativa, perché poi tra virgolette cerchiamo anche noi il nostro piccolo di dare una mano ai giovani anche dal punto di vista, diciamo, operativo e attivo immediatamente, è questo progetto che è già online da un mese, in cui abbiamo messo per esempio una sorta, un gruppo, un nucleo di giovani avvocati del movimento che si sono messi a disposizione per poter dare una mano. Ho visto, molto bello questo. Quella mi è sembrata una buona iniziativa. Sono pagati gli avvocati, Edoardo? Prego? Pagati il movimento, sono pagati o sono volontari? La curiosità, Allora, io quello che so, e cioè quello che, di cui abbiamo discusso, è proprio questo, cioè il fatto che una persona, un ragazzo, anche un ragazzo, perché chiunque può avere a qualsiasi età un problema giudiziario, per cui chi ha problemi di questo genere, per cui deve in qualche maniera scontrarsi con la giustizia italiana per questa persecuzione, in qualche maniera poi si affida all'avvocato. Questi avvocati normalmente hanno delle parcelle che sembra quasi che tu debba quasi fare un mutuo per pagarla, e questi nostri giovani avvocati, logicamente, siccome è anche gente che appunto magari hanno degli uffici e hanno delle strutture aperte da 5, 6 anni, 7 anni, cioè ragazzi di 30 anni, non sono avvocati che hanno 50, 60 anni, per cui lo fanno, la loro, diciamo, proposta è quella di fare proprio, tra virgolette, un minimo sindacale di rimborso spese, anche perché poi, sai, insomma, comunque sia l'impegno è anche, però insomma, mi sembra... Io conosco le problematiche che hanno avuto i nostri avvocati a seguire tutti i processi per disobbedienza civile, che sono stati dal 2000 al 2010, sono stati almeno una trentina di processi per disobbedienza civile compiuti in prima persona da Vinita Bernardini, con l'apporto locale poi di me nell'occasione di Siena e Giulio Daccini, ma anche di tantissimi altri, 64 in tutto gli inquisiti radicali per disobbedienza civile, e so benissimo il carico che gli avvocati nostri hanno avuto senza alcuna retribuzione, perché poveretti l'hanno fatto proprio a gratis, e quindi sono ben a corrente del problema. Mentre invece per i medici io ti dirò che io ho un'idea da mesi ormai, che secondo me per il discorso della cannabis terapeutica quello che sarebbe veramente necessario in questo momento è semplicemente una pagina web nella quale loro possono entrare e regione per regione si trovano i punti di riferimento, gli altri ammalati che hanno interesse a curarsi con la cannabis terapeutica e i nomi dei medici che possono fare le ricette. Questa, a differenza degli avvocati, può avere un ritorno anche per i medici, nel senso che comunque gli si apre un target di fronte di clientela per cui possono
interesse anche loro a farsi mettere il nome in una pagina del genere. Certo, io sono avanti, propongo questa idea all'associazione Luca Coscioni, che per me è quella che all'interno della mia struttura sarebbe quella che si deve occupare della cannabis terapeutica, perché non me ne dovrei che occupare io, perché come antiproibizionista il discorso dell'accesso ai farmaci, diciamo che è tutta un'altra storia completamente, rientra nel discorso antiproibizionista, perché alla fine è l'ultima deriva del proibizionismo. Una delle ultime derive è proibire l'accesso ai farmaci per la demonizzazione della pianta, per cui alla fine me ne sono fatta carico. Però secondo me alla fin fine poi è una battaglia che dovrebbe condurre più la Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e per l'accesso dei farmaci ai malati. E io sono anni che gli propongo e gli spingo, diciamo, e cerco di stimolarli nel fatto che a questo punto a noi, fin dal 2007 che c'è, è inserita in tabella, quello che basterebbe veramente, che sarebbe necessario, perché io ricevo ogni giorno, veramente ogni giorno, ogni mese sono decine di chiamate di malati, certo, che semplicemente vogliono sapere: io abito a Crotone, che ne so, Mantova, Pegognaga, cioè abito in questo posto, cosa posso fare? Allora te vai su un sito, hai le regioni, no? Clicchi sulla regione e lì trovi gli altri malati che stanno conducendo in questa battaglia, il medico che di riferimento che può farti una ricetta. E da lì poi anche ti impegni personalmente per la battaglia, perché mica te la devono fare gli altri. Come tu ben sai, questa proposta, come quella che già noi abbiamo messo in pratica con gli avvocati, sono proposte tra virgolette tampone. Cioè, quello che invece noi dobbiamo stimolare, che cerchiamo di stimolare tutti i giorni, sia in qualsiasi mezzo che poi abbiamo a disposizione, perché anche per tornare al discorso degli avvocati, tu sai benissimo, noi come associazione Non prendiamo neanche un euro sul tesseramento, per cui i soldi che tiriamo fuori per il nostro impegno sono del sottoscritto e di altri due dirigenti. Vi fate un bel indirizzario, Riccardo. Ho capito. Io, ma oneri e onori, mi hanno sempre detto nella vita: oneri e onori. Vabbè, ma insomma, io per me questo. E questo per me è stato un discorso molto semplice. Ma io ho contestato la presentazione, tant'è vero come vedi che ti invito in trasmissione, l'intervista e tutto, perché comunque ho molto apprezzato, perché c'è bisogno di persone che facciano da punto di riferimento per equalizzare, perché sennò alla fine appunto si torna al problema precedente, che erano 200 gruppi, ognuno di loro. Infatti va benissimo che si concentrino tutte, certo. E voi avete anche la possibilità di dare modo agli avvocati di esercitare in difesa dei perseguitati, ma ben venga, ma perché di figurati sia qualcosa in contrario, ci mancherebbe, cioè proprio la tua un'azione positivissima, e infatti come vedo sono qui a parlare con te, cioè non è mica che figuriamoci. Vabbè, noi abbiamo anche un pizzico di amicizia a prescindere ormai. Scusami. Rispetto alle elezioni poi risponderò anch'io, perché poi la domanda è anche per me. Rispetto alle eventuali elezioni, intanto io devo dire che bisogna vedere con che cavolo di legge elettorale si andrà alle elezioni, perché questo è molto importante naturalmente, perché se resta lo sbarramento che c'è e il fatto della nomina dei partiti sulle liste, è chiaro che poi i radicali avranno bisogno di confrontarsi con la realtà che c'è, perché non è che possono decidere. Cioè noi molto spesso negli ultimi anni ci siamo trovati a questo dilemma, cioè ci presentiamo da soli o ci aggrediamo a qualcuno? Presentarsi da soli con le difficoltà che abbiamo di visibilità, perché obiettivamente ci sono, non si può negare che ci siano, poi abbiamo anche noi i nostri difetti di comunicazione, senza dubbio, sono la prima a criticarli e a dirlo, però è anche vero che il più delle volte quando cerchiamo di avere visibilità non la troviamo, siamo comunque emarginati dal mondo dei mass media, visibilità obiettiva, per cui poi riuscire per noi a fare il 4% è dura, perché uno rischia di investire tutte le risorse ultime che ha, tutto quello che sono le energie del partito, su un risultato che magari poi arriva al 3,8 o oppure al 3,5, che è un ottimo risultato, però parla completamente la strada sia in borse elettorali eventualmente, cioè nel senso che uno fa un investimento e poi non riceve niente in cambio, e a noi al partito, proprio Argentina, ci manca pure l'inchiostro per le stampanti, per essere chiari, pubblicamente anche nelle riunioni, quindi non è che svelo niente di nuovo, capito? Quindi ogni anno mi sento ancora ben inserita nella realtà radicale, per cui parlo della radicale. E io sinceramente per le prossime elezioni sarei anche pronta a allearmi, a cercare delle alleanze su obiettivi comuni con chiunque, però dovrei vedere, come si è visto nella Rosa del Pugno per esempio, che fra 42
rifugi che furono quelli fondativi della Rosa nel Pugno, ci fu anche un punto specifico sulla legalizzazione delle droghe. Cioè dovrei vedere una coalizione che si formasse e che mettesse, non dico fare le prime cose, però fare le cose chiaramente dette e chiaramente espresse, che questa forza politica, se andrà al governo, terrà come punto d'attenzione principale, anche fra gli altri, anche l'attenzione al problema delle politiche sulle droghe. Certo. E questo, io sono pronta a fare alleanza con chiunque, come sono pronta, come vedi, poi a relazionarmi con tutti quando si parla di obiettivi comuni. Io certo. Con l'Ascia, abbiamo fondato insieme l'Ascia con Giancarlo Cecconi e con altri, perché? Perché semplicemente fa parte del metodo radicale allearsi con tutti su obiettivi comuni, anche se per tante cose magari io posso non andare d'accordo con tutti gli iscritti dell'Ascia, perché su alcuni aspetti di politica o anche sulle droghe pesanti io ho dei grossi motivi di conflitto con loro, però la nostra azione sta sulla legalizzazione, specialmente con loro, e sulla coltivazione domestica. E come vedi, anche nei confronti del movimento liberale antiproibizionisti sono molto aperto e disponibile, perché comunque il nostro obiettivo comune è la legalizzazione intanto delle droghe leggere, se non sbaglio, perché te, il tuo movimento è sulle droghe leggere o è in generale su tutte le droghe? Beh, ti faccio noi... domanda di attenzione. No, ma ti ringrazio anche di questa domanda. Noi certo. Noi partiamo sicuramente da quello che è la legalizzazione delle droghe leggere. E poi per quanto riguarda il resto, diciamo, fondamentalmente andiamo a toccare delle problematiche forse seriamente ben più complesse, nel senso che comunque tutto ciò che è sintetico. Io ho una visione più d'insieme della cosa, no? Ed un po' strategia antiproibizionista come positiva anche per quello che riguarda eventualmente le droghe pesanti, naturalmente ci mancherebbe, se no non sarei qui, cioè. No, ma io ti dico a titolo personale, parlo soltanto a titolo personale, fondamentalmente da liberale, come mi sento di essere proprio nel sangue, fino a che, come mi dicevo sempre da bambino, fino a che non invadi e non travalichi quello che è la mia libertà, se hai tutta la libertà te di fare ciò che vuoi, nel rispetto della convivenza civile, di quelle che sono le regole della società, nel senso che se tu vuoi fare uso di sostanze anche pesanti, che per dirti, stai là, fai una festa, stai con i tuoi amici a casa, cioè, puoi fare ciò che vuoi, da liberare, questo dico. Da liberare dovrebbe essere, ma non soltanto l'aspetto del libero comportamento privato, che è un aspetto sicuramente liberale, perché ci mancherebbe altro, sicuramente, però c'è anche l'aspetto poi di tutto quello che è l'aspetto transnazionale delle rotte del narcotraffico, che è molto grave, che da un punto di vista liberale la libera circolazione delle merci, la libera e legale circolazione delle merci, dei beni, delle persone, dell'elite, cioè c'è proprio un discorso sociologico alla base, no? Per cui anche da quel punto di vista, in un certo senso, la legalizzazione di tutte le droghe fa parte di una legalizzazione dei mercati, che è un aspetto liberale comunque della politica. Sicuramente, diciamo che fondamentalmente, per come ritengo io, e mi hanno sempre insegnato nella vita, l'appetito viene mangiando, nel senso che a questo punto noi intanto partiamo da comunque da dare la possibilità e spiegare la possibilità a quasi 4 milioni e mezzo di persone, di consumatori di cannabis, di avere una vita serena e di poter avere la libertà un domani di poter fare diciamo come meglio credono, sempre comunque nel rispetto ma di alcune regole fondamentali magari del vivere civile, eccetera, ma comunque sia, come può essere il discorso anche di quelli che vanno una persona va a comprarsi 4 bottiglie di vodka, per me se le può bere tutte con la cannella, come direbbero in Toscana, certo che se poi mi fai, diciamo, meglio sarebbe se non ne sentisse questo bisogno, insomma, alla fine. Cosa, scusa? Meglio sarebbe se non ne sentisse questo bisogno, però questo fa parte. Certo. Di un disagio sociale che comunque va al di là, certo, ci mancherebbe. Certo. Per cui, poi per quanto riguarda poi un domani dovessimo affrontare e vincere questa battaglia, discuteremo e andremo avanti, semmai anche su quelle altre cose, su quest'altro fronte, in maniera sicuramente più a fondo e più, diciamo, come dicevi te, là si apre tutto un mondo immenso. Però ecco, ripeto, non arriviamo all'immensità, partiamo da cose più sicuramente più fattibili alla portata di mano adesso. Cioè, adesso secondo me ci abbiamo i presupposti di dare una spallata al sistema e ai proibizionisti per quanto riguarda le droghe leggere.
cerchiamo di farlo, e cerchiamo di farlo non soltanto noi associazioni, no, ci siamo. Ragione, anche il documento della Global Commission, comunque, cioè anche a livello transnazionale, anche a livello di esperti, quali sono gli ex presidenti dell'ONU, gli ex presidenti di paesi sudamericani, ma anche presidenti attualmente in carica, ex funzionari di polizia, eccetera. L'uscita dal proibizionismo graduale, e la prima cosa da fare è la legalizzazione delle droghe leggere, in particolare della canapa, perché poi droghe leggere, si dice droghe leggere, ma è la canapa e stop, perché non esistono altre droghe leggere, cioè quella è. Anche loro indicano comunque la necessità dell'uscita dal proibizionismo, perché ha prodotto più danni che benefici, però indicano anche che il primo passo per arrivare, poi, perché non è che puoi vendere domani l'eroina all'edicola, cioè chiaramente, ovviamente, bisogna anche avere una gradualità nell'uscita da questa strategia che dura da 50 anni, e il primo passo, tutti la indicano infatti, nella legalizzazione delle droghe leggere e nella libera coltivazione domestica per noi della canapa, però anche per esempio nel paese andini, per i contadini locali, della pianta della coca, in Afghanistan della pianta dell'oppio, e poi alla fine sono delle condizioni di vita di questi contadini locali in altre parti del mondo che sono tragiche, e che poi sono obbligati a coltivare quella invece che altre cose, perché rende di più, sono sottoposti anche poi ai raid delle forze dell'ordine e della polizia, che vanno lì e a seconda delle lotte fra bande poi fanno strage di questi piccoli contadini e coltivatori, e quando poi alla fine per loro è semplicemente un obbligo di sopravvivenza, perché ricevono molto più vantaggio dal coltivare la pianta di coca e vendere al narcotraffico che non dal coltivare orzo, oppure mais, oppure altri prodotti. E così in Afghanistan uguale, alla fine poi io stasera in conclusione volevo parlare del Tagikistan, ma ormai lo rimanderemo a un'altra volta, cioè si vede l'Afghanistan proprio che era un paese produttore di tutt'altro, è diventato negli ultimi 10 anni, produce il 90% dell'eroina o dell'oppio dell'eroina, che poi fa tutti i suoi percorsi e inquina, rovina e corrompe tutti i paesi dai quali poi passa il traffico, no? Perché poi il traffico muove dall'Afghanistan e passa Tagikistan, Uzbekistan, finisce in Russia, e dovunque passa produce corruzione politica, corruzione delle forze dell'ordine e violenza sociale, dipendenza, e sono problemi gravissimi, capito, da un certo punto di vista. No, poi con l'eroina andiamo anche sulle malattie. In Italia, però sono problemi anche gravissimi, perché poi vediamo che i conflitti più grossi, va tutto insieme, cioè i momenti di conflitto, il traffico di esseri umani, il traffico di armi, va tutto insieme, poi il narcotraffico, comunque in realtà correlata, per cui vediamo anche un aspetto veramente ancora peggio, per quanto sia brutto l'aspetto italiano, la persecuzione del consumatore, poi vediamo a livello mondiale che la cosa è ancora peggiore. Fino ad arrivare al discorso anche delle malattie, insomma. Bravissimo, chiudiamo perché sono le 00:18 e noi abbiamo fatto, cioè io ho fatto 50 minuti, ma in realtà la trasmissione è in onda già da un'ora, per cui bisogna chiudere, il Tagikistan lo rimandiamo la prossima volta. Va bene, ci ha avuto tutto piacere di fare questa chiacchierata con te, speriamo che sia vista. Ti ringrazio. Vuoi un altro minuto di conclusione, vuoi dire qualcos'altro? Io ti ringrazio, per un ultimo minuto potrei chiudere lanciando un appello a chi ci ha messo tanto sudore, risorse, volontà a organizzare la Miglio per tanti anni, per avere insieme a loro un confronto diretto tra le associazioni e insieme ai loro organizzatori, per vedere se c'è la possibilità di concertare insieme un qualcosa di... Adesso a Bologna abbiamo il convegno dell'Ascia, vieni anche te, che magari vengono anche qualcuno degli organizzatori della Miglio, ne possiamo parlare tutti insieme, l'importante è che noi riusciamo a coordinarci. Guarda, per quanto mi riguarda io sono disponibilissimo a parlare con loro, e, a parte con voi logicamente parliamo sempre, ma dico a incontrarli da domani mattina, cioè io sono anche, purtroppo ripeto, sono anche un po' un impaziente, sono un frenetico, per cui mi piace le cose mordere la vita, per cui io incontrerei domani mattina per pianificare dopo domani. Questa è una lotta che io devo dire, in questo capisco un po' Mefisto, che è l'organizzatore della Miglio Marcia, perché è un uomo che ha
forse qualche anno più di me, comunque è un mio coetaneo, e io un po' lo capisco perché noi abbiamo forse una visione un pochino più ampia di anni, perché io da quando ho 14 anni, 16, che conduco la lotta antiproibizionista, per cui abbiamo imparato forse anche ad avere dei ritmi diversi, nel senso che una lotta che può essere vinta, perché io ne rimango convinta, se no non lo farei, ma che ha bisogno di molta strategia, perché il nemico che abbiamo di fronte non è che si sconfigge in un attimo, cioè non è una cosa da poco, perché ci girano dietro miliardi, forse è il mercato più grosso di tutto il mondo, il business forse maggiore del mondo, insieme alle armi, al traffico di esseri umani, è il narcotraffico. Per cui tu capisci che non è che sia una cosa facile, che uno arriva, gli spara un... No, cioè, però ecco... E quello va giù. Questo è un discorso anche in un globo, perché non è soltanto italiano. L'Italia è inserita comunque all'interno delle politiche ONU, delle politiche globali, non è che possiamo molto dimenticarcene. Purtroppo è così, quindi bisogna anche riuscire a vedere un po', allargare un po' lo sguardo insieme. Quello sicuramente, ma come tu ben sai, a un anno, diciamo, dalla possibilità di creare tutta una serie di cose per poi cercare di portare una truppa di antiproibizionisti all'interno del Parlamento, sicuramente ogni mese che si perde è un mese perso ed è troppo. Per cui io confido nella tua bravura di dialogo anche con gli organizzatori, che magari conosci da anni, perché io non li conosco. Certo. No, io come Fisto ho avuto un ottimo rapporto. Non per telefono all'inizio, perché la prima volta che io ho telefonato dicendo no, ho mandato il comunicato dicendo io radicale aderisco alla Miglio Madonna March, dopo circa 20 minuti che avevo mandato il comunicato a tutte le agenzie, insomma a chi potevo, mi è arrivata una telefonata e dice buongiorno, sono Mefisto, che io sono rimasta malissimo perché non sapevo che si chiamasse Mefisto di soprannome, ci sono Mefisto, aiuto! Però, a parte la difficoltà iniziale di comunicazione, lui voleva dirmi che non voleva bandiere di partito, e per carità, ci aveva ragione secondo me, a parte questa difficoltà di comunicazione telefonica, poi una volta incontrato di persone, siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che eravamo della stessa generazione e che comunque non c'era bisogno nemmeno di tanti discorsi per spiegarsi, e alla fine infatti, come vedi, io partecipo alla Million da 3 anni e posso partecipare ai loro convegni da radicale e non sono per niente né emarginata né espulsa, e questa è una cosa molto bella, perché finalmente c'è un dialogo fra forze antiproibizioniste. Va bene, allora io, Gianni e Donato, io concludo perché ormai siamo alle 00:26 e concludo con la mia amica Eulalia, che come vedete è ormai matura, quindi forse è l'ultima volta che la vedete, perché la prossima settimana non ci sarà più, e concludo al mio grido di battaglia classico, che è viva l'antiproibizionismo radicale non violento, viva Marco Pannella. Grazie, a voi la linea. Grazie, ciao Claudia. Grazie Edoardo, grazie tanto, grazie, alla prossima volta.